Dalle 19 di ieri sera, 24 gennaio, in atto lo sciopero dei benzinai accordato da Fegica e Figisch Anisa, Confcommercio con anche il supporto di Faiba Confesercenti. Intanto abbiamo in collegamento la presidente di CNA Basilicata, Leonardo Montemuro, che saluto, ben trovato, buongiorno. Buongiorno Francesco, a te e a tutti i nostri telespettatori. Ecco, gli autotrasportatori da questo punto di vista, con questo sciopero dei benzinai in tutto il territorio italiano, che posizione hanno? Sono in accordo rispetto a questa posizione assunta dalle sigle che sostengono i gestori delle pompe oppure insomma, hanno dei disagi e quindi sono in disaccordo? No, diciamo a prescindere dal fatto dei disagi, che è chiaro che questa manifestazione, sia pure limitatamente a due soli giorni, potrà creare dei problemi per la circolazione dei mezzi pesanti, però mi sembra che i correttivi adottati dovrebbero consentire comunque a tutti gli autotrasportatori di affrontare, diciamo, con relativa tranquillità soprattutto le tratte autostradali. Però diciamo, noi siamo sostanzialmente d'accordo rispetto a che cosa? C'è da tenere presente che per esempio l'incidenza delle accise, ovvero delle tasse che l'amministrazione statale incassa sui carburanti, è passata da circa il 40% al principio del mese di dicembre. Negli ultimi giorni questa percentuale è schizzata oltre il 50%. Chiaramente questo comporta un aumento dei prezzi alla pompa e quindi un aumento per tutti gli utilizzatori. Di qui anche una delle nostre proposte storiche, che era un po' quella di inserire per esempio il gasolio professionale, perché è chiaro che buona parte degli italiani utilizzano l'autovettura per spostarsi, però direi che vi sono alcune categorie che sono maggiormente colpite, tra le quali appunto gli autotrasportatori, le imprese di noleggio con conducente e anche i tassisti, quindi un po' tutta la filiera del trasporto, non TPL, ma che comunque garantisce servizi essenziali, soprattutto se noi teniamo bene a mente un dato, che ancora oggi in Italia oltre il 90% delle merci indispensabili per far funzionare tutta la nostra collettività, a partire dai prodotti alimentari e tutta una serie, come dire, di prodotti, viaggia ancora principalmente, se non esclusivamente, su gomma. Se a questo ci aggiungiamo alcune situazioni, alcune delle quali già concretizzatesi nello scorso anno, e mi riferisco anche a un ritocco verso l'alto dei listini da parte delle case automobilistiche, come pure ha comportato questo un aumento un po' della ricambistica, e tutti sanno che i mezzi pesanti necessitano di una manutenzione anche più frequente e più costante. Per quanto riguarda quest'anno, ci aggiungiamo il discorso, come dire, dell'aumento dei pedaggi autostradali, tant'è che la nostra confederazione, e nello specifico la FITA CNA, che associa tutte le imprese alle quali ho fatto riferimento prima, ha stimato che per ogni impresa di autotrasporto merci conto terzi vi sarà un aggravio per quest'anno di circa 10.000 euro per automezzo. Questo significa andare ad erodere ancora di più i margini di guadagno, che sono estremamente, come dire, bassi, anche perché da tempo le tariffe, sia le tariffe minime pubblicate dal Ministero dei Trasporti, sia anche proprio gli accordi commerciali che vigono tra le aziende produttrici di beni e le nostre imprese, è da tempo che questi accordi o non vengono proprio ritoccati o subiscono, come dire, dei lievissimi rialzi che non sono in grado di compensare tutti gli aumenti di costi che le imprese subiscono. Quindi diciamo una situazione veramente critica. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio alla città dei Sassi, l'ultima corsa al rifornirsi di benzina, anche se insomma, abbiamo constatato che non proprio tutti i gestori delle pompe di benzina aderiscono a questo sciopero, quindi probabilmente il disagio sarà inferiore a quello che ci immaginavamo.
Sì, indubbiamente, anche perché mi sembra di aver capito che i distributori riconducibili alle grandi compagnie, diciamo, gli è stato per certi versi anche un po' imposta una situazione di questo tipo, mentre coloro che diciamo, sono fuori da questo circuito godono di un margine discrezionale che molto probabilmente li porterà a non aderire a questa manifestazione e quindi a garantire questo servizio essenziale per tutti coloro che utilizzano il carburante per poter sia svolgere la propria attività ma anche muoversi per altri motivi. Grazie Leonardo Montemuro per averci un po' illustrato le ricadute sul mondo dell'autotrasporto per quanto riguarda questo sciopero. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Francesco. Sì. E a